Domenica 31 marzo 2024, Pasqua di Risurrezione. Auguri di cuore a tutti. Alleluia è risorto. Buon ascolto e buona visione. Oggi è Pasqua di Risurrezione. Abbiamo vissuto la Settimana Santa che da giovedì ad oggi ci ha portato attraverso il Triduo Pasquale a vivere le vicende del Signore Gesù, la sua vicenda di passione, morte e risurrezione. Giovedì Santo abbiamo celebrato la messa in cena Domini che commemora l'ultima cena del Signore con i suoi discepoli, venerdì la condanna e l'uccisione di Gesù, il sabato del grande silenzio, era anche un silenzio liturgico, non c'è la messa, l'unico giorno in cui non c'è la messa nel rito romano è appunto il sabato che precede la Pasqua e oggi, nella grande notte, nella grande veglia pasquale, ecco, ci ha portato oggi a vivere questo grande giorno che è il centro di tutto l'anno liturgico perché festeggiamo la risurrezione di Gesù. La carne di Gesù, che è la nostra carne, la nostra stessa carne, è risorta. È un mistero grandissimo, ma è un mistero che ci dice molto, cioè ci dice che anche la nostra carne risorgerà. Risorgerà per la vita o per la morte. Questo sarà il giudizio che Dio darà alla fine dei tempi sulla nostra esistenza, sul fatto se avremo amato o non avremo amato. E questo ce lo dice la nostra coscienza, se noi pensiamo alla nostra vita, anche solo alla nostra giornata, l'ultima settimana che è trascorsa, noi riusciamo a dare un giudizio sulla nostra vita. Come sarà la nostra risurrezione? Abbiamo amato o non abbiamo amato? Ecco allora che il Vangelo di oggi, che è tratto dal capitolo 20 di Giovanni, ci presenta questa bellissima scena con Maria di Magdala, che è la domenica mattina, il primo dopo il sabato, per gli ebrei il sabato è la grande giornata di festa, per noi è la domenica, ecco il primo giorno dopo il sabato, cioè la domenica mattina all'alba, va verso la tomba dove è stato seppellito Gesù, vuole vedere. E cosa trova? Trova la tomba aperta. Spaventata, torna dai discepoli, li avvisa, e allora ecco che Pietro e Giovanni corrono all'impazzata verso quella tomba, ma Giovanni più giovane arriva prima. Però anche lui, in qualche modo come Maria di Magdala, rispetta le gerarchie del tempo, cioè il più anziano è il primo che deve entrare, allora attende sull'uscio finché arriva Pietro, che è più vecchio, arriva, entra e vede i teli spostati di lato e la tomba vuota. Entra anche Giovanni e il Vangelo dice e vide e credette. La nostra fede è fondata su una tomba vuota. Gesù non c'è più. Apparirà nei prossimi giorni, nei giorni successivi, li ascolteremo nella liturgia, in tutta la liturgia di Pasqua, apparirà ai discepoli e racconterà e interpreterà le scritture alla luce della sua risurrezione. E i discepoli lì cominceranno a capire. E così è anche per noi. In qualche modo anche noi siamo guidati a quella tomba, cioè alla scoperta del Signore che si nasconde fra le pieghe della vita, da delle persone che ci amano e che ci conducono a vedere quella tomba. Tutti noi per accedere alla fede dobbiamo avere qualcuno che ci guida. Ecco, questo è un primo messaggio. Un secondo messaggio è quello che il Signore noi lo incontriamo nella quotidianità della nostra vita. Gli occhi del fedele, di colui che ha fede, è quello che riesce a scorgere appunto negli incontri, soprattutto negli incontri con le persone e nelle vicende della vita e nelle benedizioni che ogni giorno riceviamo, la presenza fisica, concreta e amante del Signore Gesù. Buona Pasqua!